Salve a tutti utenti di Miracodo Army, io sono Dr. White, siamo qui oggi con un video dedicato a Ultimate Team, probabilmente la modalità più giocata su FIFA 14 e modalità che apprezzo molto. Un video particolare, perché? Perché oggi volevo darvi i miei consigli su come migliorare questa modalità, perché vedo che molto spesso la gente si lamenta che perde magari troppe partite. Una premessa però, non vi dirò usate questi giocatori, dei giocatori particolari con questa formazione e così vincerete sempre, né vi dirò usate particolari bug per vincere le partite. I miei sono più che altro dei consigli mentali. Perché? Perché fa molto importanza il nostro cervello durante le partite, perché noi spesso ci poniamo nel modo errato alla modalità e quindi rischiamo di andare in confusione, magari arrabbiarci troppo e non ne vale la pena, perché bisogna stare lucidi, tranquilli per giocare al 100%. Primo consiglio che vi posso dare: non si può vincere sempre. Questo è un consiglio che può sembrare banale, ma non lo è, perché vedo che magari molta gente dice ho iniziato a perdere delle partite, ma questo può essere normale perché non si può vincere sempre. Neanche il campione mondiale di FIFA, che si gioca in modalità stagioni, comunque non in modalità Ultimate Team, può vincere tutte le partite, perché ci sarà sempre quella partita in cui va storto qualcosa, magari tiriamo molto spesso e prendiamo pali, il portiere avversario fa i miracoli e magari l'avversario parte in contropiede una sola volta tutta la partita e va a segnare. Quindi può succedere queste cose, molti lo chiamano momentum, handicap, quindi script, quindi ci sono tanti modi per dirlo. Secondo me queste cose sono abbastanza mentali. Perché? Perché anche nella realtà succedono queste cose. Prendiamo ad esempio la semifinale di Champions League di un paio di anni fa tra Barcellona e Chelsea. Il Chelsea ha fatto praticamente due partite sempre in difesa, ripartendo solo in contropiede quando era necessario, ed è riuscito a qualificarsi. Il Barcellona quelle partite lì le aveva dominate completamente, Messi ha sbagliato anche un rigore, quindi sono quelle partite in cui va tutto storto, in cui ci arrabbiamo per niente e perdiamo lucidità. E questo è il mio secondo consiglio: se iniziamo a perdere varie partite di fila, perché poi magari ne perdiamo una e poi diciamo no, questa prossima partita la devo vincere assolutamente, poi magari perdiamo questa e continuiamo a giocare nonostante le nostre sconfitte, dobbiamo imparare a smettere di giocare. FIFA non è un lavoro per molti, quindi anzi credo per tutti non è un lavoro, quindi se vedete che state iniziando a perdere le partite e giocate male, spegnete l'Xbox o la PlayStation, perché comunque magari può essere una giornata negativa, quindi non dovete prenderla perché magari quel giorno lì tutto va per il verso sbagliato. Non vi arrabbiate, spegnete semplicemente la console, giocate ad altro, ritornate un altro giorno a giocare a FIFA e vedrete che probabilmente quelle sconfitte erano dovute solo a una vostra giornata no. Terzo consiglio che posso darvi: giocate con i giocatori che amate nella realtà. Questo cosa vuol dire? Vuol dire non usare per forza i cosiddetti giocatori buggati, che sono quei giocatori che magari costano veramente poco ma che rendono tantissimo, quasi al pari di Cristiano Ronaldo, Messi, Ibrahimovic, questa gente qui, top player autentici. Quindi non giocate con questi giocatori, perché dopo un po' diventa veramente, veramente noioso. Pensate un po' a giocare tutte le partite con i vari Ibarbo, Benteke, quindi giocatori che sono usatissimi online. Provate a non usare questi giocatori magari ogni tanto per cambiare un po', per dare un po' di varietà al vostro gioco. Provate a usare i giocatori che apprezzate molto nella realtà. Per esempio, io sono milanista ma apprezzo moltissimo Francesco Totti. Francesco Totti l'ho provato su Ultimate Team, sia nella sua versione base AS, sia nella sua versione Inform, come trequartista, e l'ho apprezzato tantissimo, è il mio giocatore preferito su questo Ultimate Team e non è di sicuro uno dei giocatori più forti della modalità, perché comunque non è molto veloce, anzi viene considerato lento per la modalità, perché alla fine ha meno di 60 di velocità, che sono abbastanza pochi per la modalità Ultimate Team, dove molta gente usa solo giocatori con 90 e più di velocità. Quindi provate a utilizzare i giocatori che apprezzate più nella vita reale. Magari sarà più difficile vincere, perché non lo nego, è più difficile vincere con questi giocatori molto spesso, ma vi daranno grandissime soddisfazioni, sarete più appagati quando riuscirete a battere un avversario con magari una squadrone, con il vostro Francesco Totti, il vostro Zanetti, il vostro Del Piero, eccetera, eccetera. Altro consiglio contro la noia è di non usare sempre i campionati principali. Online si vedono praticamente sempre squadre o di Premier League
o di Bundesliga o di Serie A. Cercate di cambiare leggermente, quindi magari fatevi una squadra del campionato americano, che è molto forte, una squadra del campionato portoghese, giusto per cambiare via via squadre, provare giocatori sempre nuovi. È un po' il bello di questa modalità. Poi quest'anno che hanno eliminato anche le carte modulo, potete farvi tantissime formazioni sempre con gli stessi giocatori. Cercate un po' di cambiare, fatevi delle squadre ibride, quindi mixate un po' vari campionati, giusto per provare sempre cose nuove, provate nuovi moduli. In questo modo sarete sempre alla ricerca di provare qualcosa, non vi annoierete, che secondo me è il rischio che si corre giocando sempre con la stessa squadra, perché alla fine, dopo che avete fatto 70, 80, 90 partite con la stessa squadra, rischiate seriamente di annoiarvi, perché ormai conoscete a memoria i vostri giocatori. Quindi il mio consiglio è provare nuovi campionati, nuovi giocatori, cercate di divertirvi con questa modalità. Ultimo consiglio, che forse è quello più importante, è mai, mai partire sconfitti. Ricordatevi che a FIFA non vince sempre chi è la squadra più forte. Magari chi è la squadra più forte ha comprato crediti, ha aperto molti pacchetti con Microsoft Points, quindi ha scelto la via più veloce per avere un'ottima squadra. Quindi non date per scontato che uno ha una squadrone sarà sicuramente un giocatore eccezionale. Poi ci sono sempre le eccezioni, quindi magari troverete uno con una squadra paurosa e sarà anche fortissimo, in quel caso potreste anche perdere. Ma ricordatevi, mai, mai partire sconfitti, perché in quel caso lì giocate male, non fatevi intimorire da chi avete davanti, perché se vedete magari questo giocatore ha Cristiano Ronaldo, non fatevi intimorire, pensate subito a come controbattere, magari andate voi a studiare i punti deboli della squadra avversaria, magari vedete che questo giocatore ha Cristiano Ronaldo e Messi in attacco, ma ha una difesa molto lenta, quindi potete pensare di attaccarlo in velocità. Quindi non demoralizzatevi se vedete la squadra avversaria molto più forte della vostra, la palla è rotonda, potreste sempre vincere clamorosamente o magari scoprire che il vostro avversario non è al vostro livello. Questi sono i miei 5 consigli per migliorare Ultimate Team. Sono cose banali, per molti potrei capirlo, ma fidatevi, se applicherete queste 5 regole, che sono delle cagate perché sono veramente cose banali e semplici, potreste migliorare il vostro gioco, vincere ancora più partite e divertirvi con questa fantastica modalità. Con oggi quindi abbiamo concluso. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale di Me La Godo Army e anche al mio canale, dove troverete tutte le recensioni di Ultimate Team e varie guide alla compravendita e ai moduli e più in generale tutto riguardo a questa modalità fantastica. Il canale lo trovate in descrizione, se il video vi è piaciuto quindi mettete like, un commento e iscrivetevi al canale. Noi ci vedremo presto, ciao a tutti!